La fine del III secolo a.C. è un periodo cruciale per la storia di Roma. Grazie alla vittoria della Prima Guerra Punica, la Repubblica conquista la Sicilia, la sua prima provincia, a cui si aggiungono la Sardegna e la Corsica. Sul continente, invece, Roma estende il proprio controllo sulla pianura padana, grazie al successo nella battaglia di Clastidium. Dopo la Prima Guerra Punica, le cose per Roma vanno alla grande. Gli abitanti delle province subiscono un trattamento differente rispetto a quello toccato in sorte ai popoli italici. Una parte viene ridotta in schiavitù, le città più ricche subiscono il saccheggio e l'intero territorio viene assoggettato alla legge romana, che impone, tra le altre cose, il versamento della decima sui raccolti agricoli. A governare la Sicilia viene inizialmente inviato un questore della flotta, mentre la resistenza dei Sardi e dei Corsi costringerà il Senato a individuare una figura più adatta. Nasce così il prefetto romano. Sull'altra sponda del Mediterraneo, a Cartagine, invece, le cose vanno molto diversamente. I cartaginesi, infatti, versano in una situazione drammatica. Faticano a reperire il denaro necessario a pagare i mercenari reduci dal conflitto e Amilcare Barca è costretto a reprimere nel sangue le rivolte che divampano in Nord Africa e sulle isole. La famiglia dei Barca è la protagonista della rinascita cartaginese. Sedate le rivolte dei mercenari, le mire della città di origine fenicia si spostano verso la penisola iberica. Qui la presenza cartaginese si concentra nella fascia costiera, dove sorgono piccole città e avamposti commerciali che garantiscono ad Amilcare Barca di avviare l'espansione. A proseguire l'opera di conquista ci penserà in seguito il genero Asdrubale, il quale estende ulteriormente la sfera di influenza punica e fonda la città di Nuova Cartagine, l'odierna Cartagena. Il dinamismo dei Barca, malvisto da parte dell'aristocrazia cartaginese che teme un'eccessiva concentrazione del potere, suscita anche le preoccupazioni di Marsiglia, antica colonia greca che vede minacciati i propri interessi commerciali sulle coste spagnole. Sul piano politico, Marsiglia è una fedele alleata di Roma e non trascorre molto tempo prima che in Italia giungano a gran voce richieste d'aiuto. L'intervento militare viene tuttavia evitato e la questione è risolta in via diplomatica nel 226 a.C., attraverso un trattato con il quale, ci informa Polibio, le due potenze stabiliscono le rispettive sfere di influenza in territorio iberico, i cui confini coincidono con il corso del fiume Ebro. Il trattato conviene a tutti. Senza la minaccia di una guerra imminente, i Barca possono dedicarsi a consolidare i domini iberici, mentre Roma è libera di concentrare i suoi sforzi nella pianura padana. E dunque, per alcuni anni, le due potenze convivono nella consapevolezza che un conflitto non converrebbe a nessuno. Tuttavia, il sentimento di revanche, di rivincita da parte cartaginese per la perdita della Sardegna e della Corsica non è sopito e si incarna in un giovane condottiero, Annibale Barca. Annibale cresce e si forma in un ambiente militare. Ha solo 9 anni quando si imbarca con il padre per la Spagna e le fonti raccontano, tra mito e leggenda, che Amilcare, prima di partire, condusse il figlioletto sulla tomba di Didone, la celebre regina di Cartagine tradita da Enea, affinché consacrasse la sua vita all'odio verso Roma. Al di là del mito, sappiamo che Annibale ricevette una formazione ampia durante l'adolescenza. Un militare spartano, Sosilo, lo introduce all'arte militare e alla cultura ellenica. Inoltre, a contatto con militari e stranieri, imparò a esprimersi in più lingue e, da buon cartaginese, non poteva non essere esperto di commerci e agricoltura. Nel 218 a.C. Sagunto si allea con Roma e Annibale, guidando le sue truppe all'assedio della città, coglie l'occasione per riaccendere lo scontro nel momento a lui più favorevole. Roma reagisce come da previsione e chiede ai cartaginesi di sciogliere l'assedio e di consegnare il giovane generale. Ciò non accade e la definitiva presa di Sagunto da parte di Annibale equivale a una dichiarazione di guerra. La vittoria romana nella Prima Guerra Punica era stata resa possibile dall'immenso apparato umano e finanziario garantito dagli alleati dell'urbe. Annibale sa che da questo punto di vista Roma è ancora più forte e che gli investimenti nel settore navale rendono impossibile avvicinarsi alle coste italiane. Al generale resta così una sola possibilità: invadere l'Italia via terra e sperare nel tradimento degli alleati di Roma.
l'esercito cartaginese muove dalla Spagna nella primavera del 218 a.C. Le truppe di Annibale risalgono la penisola iberica ed evitano le legioni di Publio Cornelio Scipione, il padre del futuro africano giunto sui Pirenei per intercettarle. Da qui transitano in Gallia, aggirano Marsiglia e all'inizio dell'autunno si accingono ad attraversare le Alpi. Durante la scalata alpina, Annibale perde molti degli uomini e degli elefanti da guerra, ma riesce comunque in un'impresa considerata impossibile da molti, e anche per questo, una volta in Italia, ottiene immediatamente l'appoggio dei Galli Insubri e dei Boi, che vedono in lui una speranza di libertà. Appena giunto in Italia, Annibale coglie Roma di sorpresa e batte Scipione nei pressi del fiume Ticino. A questa prima debacle si aggiungerà la sconfitta nella battaglia del fiume Trebbia, che darà ai romani un primo saggio della forza e dell'astuzia di Annibale. Siamo intorno al solstizio d'inverno, tra il 218 e il 217 a.C. Le fonti infatti parlano di un confronto svoltosi in un clima freddo e nevoso. Convinto della superiorità romana, il console Tiberio Sempronio Longo, giunto dalla Sicilia in soccorso di Scipione, decide di forzare la mano e di chiudere la pratica in tempi brevi, probabilmente anche a causa dell'avvicinarsi della scadenza dell'anno consolare, il che farebbe ricadere la gloria di una vittoria sui futuri consoli. Scipione è contrario a questa decisione, ma reduce dalla sconfitta sul Ticino e per lo più ferito, deve adeguarsi alla decisione del collega. La sera prima dello scontro, Annibale invia circa 2000 soldati scelti sulle rive del fiume Trebbia e ordina loro di nascondersi tra la vegetazione. Alle prime luci dell'alba, la cavalleria numidica è spedita a infastidire il castrum romano. Sempronio Longo cade nella provocazione e mobilita i soldati in tutta fretta. Convinti di trovare un esercito schierato a poca distanza, i romani inseguono la cavalleria finché si trovano costretti a dover guadare il fiume. I cartaginesi invece sono schierati a pochi chilometri dal proprio accampamento e quando i due eserciti arrivano al contatto, la condizione dei soldati romani, bagnati, stanchi e infreddoliti, è delle peggiori. Nonostante l'ottima prova dei legionari, il piano di Annibale si rivela vincente. La fanteria romana riesce ad avanzare, ma subisce l'accerchiamento delle ali e infine è sorpresa alle spalle dai soldati di Magone, nascosti nei pressi del fiume. L'esercito cartaginese è ora libero di marciare verso sud. Roma è decisa a bloccarlo, ma ancora una volta Annibale si rivela più astuto. Accampato sulle alture che circondano il lago Trasimeno, attira i manipoli in un'imboscata che costa ai consoli la morte di circa 15.000 uomini. Tito Livio, con un'immagine evocativa, riporta che l'intero lago si tinse del colore del sangue romano. Dopo l'ennesima sconfitta, in città si diffonde la paura concreta di un assalto nemico. In effetti, l'esercito cartaginese giunge fino alle porte di Roma, ma qui Annibale non può fare altro che constatare l'impossibilità di condurre un assedio lungo e dispendioso. Quindi decide di rifugiarsi nel Sannio per trascorrere i mesi invernali in sicurezza. Dopo aver svernato nel Sannio, Annibale si dirige verso la Puglia e arriviamo così agli inizi di luglio, quando i due eserciti sono ormai pronti per confrontarsi. Passano però alcuni giorni in cui Annibale evita lo scontro, che avviene soltanto all'alba del 2 agosto del 216 a.C. Ci troviamo nei pressi di Canne, in Apulia. Da una parte c'è Annibale, dall'altra i consoli Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone. I cartaginesi hanno meno effettivi a disposizione e schierano un esercito composto da popolazioni diverse, galli, iberici e libici. I romani invece schierano, a seconda delle fonti, tra le 4 e le 8 legioni. Nonostante l'inferiorità numerica, Annibale riesce a imporsi attraverso una strategia brillante, passata alla storia come un capolavoro bellico. Dall'ala sinistra, la cavalleria stringe i romani verso il fiume Ofanto con una mossa che trasforma la battaglia equestre in una zuffa disordinata, combattuta, secondo le fonti, praticamente a terra. Messa fuori gioco la cavalleria di Emilio Paolo, i numidi aggirano i romani e portano soccorso all'ala destra, piombando alle spalle dei cavalieri guidati da Varrone. Nel frattempo, le centurie romane, come da pronostico, sfondano al centro. Annibale sfrutta l'impeto dei legionari e ordina la ritirata. Convinti di vincere, questi perdono lo schieramento e si ammassano in avanti.
l'enorme quantità di polvere sollevata dai fanti, il fragore delle armi e la confusione che regna sul campo fanno sì che i romani non si accorgano della trappola in cui si stanno cacciando. Quando il momento è propizio, le truppe di Annibale realizzano una manovra a tenaglia e attaccano su tutti e quattro i lati. I soldati romani faticano a muoversi, l'ordinamento manipolare perde totalmente la sua efficacia e la battaglia si trasforma in una lenta carneficina che dura circa 6 ore. La guerra è ancora lontana dalla sua conclusione. Dopo la sconfitta di Cannae, la città di Capua passa dalla parte di Annibale e lo stesso faranno nei mesi e negli anni successivi molte altre città alleate di Roma. L'Italia però è ancora ben difesa e il blocco navale regge, cosicché i cartaginesi non riescono a portare soccorsi via mare ad Annibale. Trascorrono così lunghi anni in cui il generale imperversa nel sud Italia. Capua assurge al ruolo di capitale alternativa di un futuro regno punico in Italia, mentre i romani riescono a difendere le cittadelle fortificate dei porti di Taranto e Brindisi, precludendo ai cartaginesi l'accesso ai porti. Le azioni della marina punica tentano più volte di infastidire i romani, con spedizioni in Sardegna, in Sicilia e nel Golfo di Taranto. Tuttavia il blocco navale regge e riesce a controllare gli alleati di Annibale, tra cui spicca il re di Macedonia Filippo V. Se da un lato il conflitto assume sempre più una dimensione internazionale, dall'altro lato Roma riesce negli anni a ricompattarsi e a riconquistare gradualmente la fiducia degli alleati, soprattutto delle popolazioni del centro Italia, mentre quelle del sud Italia restano fedeli ad Annibale. Logorato dall'attesa e dall'impossibilità di assediare Roma a causa della scarsità di risorse, Annibale si trova così bloccato e schiacciato sempre più a sud. Nel 210 a.C. il figlio di Scipione, il futuro africano, decide di imprimere una svolta al conflitto portando la guerra in Spagna, dove i cartaginesi conservano una riserva di truppe comandata da Asdrubale Barca, il fratello di Annibale. Gli effetti sono immediati. Messo in difficoltà, Asdrubale decide di rompere il blocco e di replicare l'impresa del fratello. I romani non riescono a intercettare il nemico nemmeno questa volta e avvertono il rischio concreto di un congiungimento dei due eserciti che potrebbe causare davvero l'assedio dell'urbe. Ad attendere Asdrubale, nei pressi di Fano, viene inviato il console Marco Livio Salinatore. Nel frattempo, il console Claudio Nerone si occupa di sorvegliare Annibale nel meridione. La situazione è precaria, poiché la sconfitta di uno solo dei due consoli determinerebbe il ricongiungimento dei fratelli Barca. È a questo punto che Nerone decide di giocare d'azzardo. Lasciato sul posto un piccolo contingente con l'ordine di addestrarsi quotidianamente, di accendere fuochi e simulare manovre, marcia di nascosto con 6.000 uomini e 1.000 cavalieri a tappe forzate fino al fiume Metauro. La marcia avviene soprattutto di notte, per minimizzare la possibilità di essere intercettati dalle spie, per sopportare meglio la fatica e, raccontano le fonti, per evitare che i soldati si abbronzino, fattore che svelerebbe il piano ad Asdrubale e gli consentirebbe di inviare messaggeri al fratello. L'azzardo di Nerone è probabilmente l'evento chiave per i destini della guerra. I due consoli riescono a sconfiggere Asdrubale, lo stesso muore nel corso della battaglia e così Roma può concentrare i suoi sforzi contro Annibale nel meridione. La svolta avviene nel 204 a.C. Scipione riesce a convincere il Senato dell'opportunità di portare la guerra in Africa al fine di stanare Annibale che si è rifugiato in Lucania. Il successo della strategia di Scipione è dovuto sia a ragioni di ordine militare che di ordine politico. Il re della Numidia, Massinissa, si allea con i romani e la sua temibile cavalleria adesso è anche a disposizione delle legioni di Scipione. Il sinedrio cartaginese, dopo le prime sconfitte in Africa, richiama in patria Annibale, il quale tocca nuovamente il suolo natio soltanto 33 anni dopo la sua partenza. A questo punto i due schieramenti si preparano a risolvere il conflitto con una battaglia campale. A Zama i numeri degli schieramenti sono incerti. Le fonti parlano di circa 45.000 fanti, 4.000 cavalieri e 80 elefanti per Annibale, 30.000 fanti e 6.000 cavalieri gli effettivi a disposizione di Scipione. Tuttavia, la novità più importante è l'alleanza di Massinissa, re della Numidia, che garantisce a Roma l'impiego della sua cavalleria. Le fasi iniziali della battaglia danno ragione a Scipione, che schiera i manipoli in modo tale da neutralizzare la carica degli elefanti, lasciandoli sfilare tra le linee.
Aiutati dal suono delle trombe, i romani spaventano i pachidermi, che si voltano impattando contro la stessa cavalleria cartaginese. Approfittando del caos, Scipione ordina a Massinissa e Gaio Lelio di attaccare rispettivamente le ali nemiche. Allontanata la cavalleria dal campo di battaglia, però, Annibale può sfruttare la superiorità numerica della fanteria. La strategia prevede di fiaccare i romani con le prime linee per poi assestare il colpo decisivo utilizzando la riserva dei veterani. Al fine di evitare l'accerchiamento, Scipione dispone le truppe in un'unica linea, ma la sorte sembra ridere nuovamente al cartaginese. È a questo punto che le sorti della battaglia pendono in favore di Scipione. All'improvviso, Massinissa e Gaio Lelio appaiono alle spalle dei cartaginesi. Questa volta i romani non si sono lasciati ingannare e, voltati i cavalli, piombano sulla fanteria nemica. Dopo quasi 20 anni di guerra in terra straniera, è sulle coste africane che Annibale è costretto ad arrendersi. Da qui in poi trascorrerà gli ultimi anni della sua vita in fuga fino al 183 a.C., quando, scoperto il suo nascondiglio in Asia Minore, preferirà avvelenarsi piuttosto che consegnarsi ai soldati romani. Bene, anche questa volta siamo arrivati alla fine del video, forse è uscito un po' più lungo degli altri, ma l'argomento meritava. Detto questo, niente, se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like o a condividere il video, e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!